Il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna, Treviso. Ebbene, non vedrete il museo effettivo, ma una mostra temporanea qui allestita, denominata Supernatural. Cos'è questa mostra? Un'idea a mio parere geniale, soprattutto in questo periodo. Essa infatti sfrutta l'argomento fumetti e cinecomics, associando ai vari supereroi organismi con caratteristiche simili. A Capitan America e il suo scudo si possono associare diversi animali corazzati. Andando dalle tartarughe ad artropodi antichi e meno antichi, finendo con vari tipi di molluschi che creano conchiglie e amici a sei zampe, come i tricotteri e la protezione che creano le loro larve. La donna invisibile dei Fantastici 4. Come lei può diventare invisibile, molti animali si mimetizzano per sfuggire ai predatori. Anche qui si possono trovare animali di molti raggruppamenti diversi, arrivando sempre ai nostri amici a sei zampe. Tra cui i fasmidi, che spiccano in questa specialità. Per Hulk sono state prese in considerazione due caratteristiche. Per la forza, ovviamente, è stato associato a una formica e altri animali come un serpente costrittore. Inoltre è stata presa in considerazione anche la sua smodata capacità di salto, paragonandola a quella della pulce. Se potessimo saltare come lei, potremmo arrivare sopra la Tour Eiffel. Per Flash è stata presa in considerazione la velocità, sia di movimento che di attacco e difesa. Dell'uomo ragno viene detto poco, anche perché giusto di ragni si poteva parlare.
Electro, villain che non conoscevo dato che non sono un amante dei fumetti americani. A quanto sembra ha poteri elettrici, dunque i vari animali con capacità elettriche rientrano nel discorso. E alla fine giungiamo a Wolverine, la cui caratteristica principale qual è? Gli artigli, qui rimandati a Velociraptor, Orso e Leone, direte. E invece no, la caratteristica principale è la rigenerazione e il guarire dalle malattie, senza la quale non sarebbe potuto diventare quello che è. E a questo riguardo si citano rettili, anfibi e molti invertebrati che se la cavano bene per la rigenerazione. Questa mostra, che penso ormai sarà finita purtroppo, è molto interattiva e rivolta soprattutto a un pubblico giovane. Potrebbero riproporla, ma comunque questo museo crea molto spesso mostre del genere, dunque il consiglio è sempre lo stesso. Se siete in zona Montebelluna andate a farci una capatina dicendo che vi manda al verde.